Ciao a tutti e ben ritrovati dopo il letargo invernale, o almeno il nostro. In questo video vi porteremo con noi alla scoperta della Tuscia Viterbese. Ma che cos'è la Tuscia e dove si trova? La Tuscia era la denominazione attribuita all'Etruria dopo la fine del dominio etrusco. Il nome indicava un territorio molto vasto che comprendeva la Toscana, l'Umbria occidentale e il Lazio settentrionale. Noi abbiamo visitato una parte della Tuscia romana che corrisponde al Lazio settentrionale, in particolare l'antica provincia pontificia del patrimonio di San Pietro, che oggi è la provincia di Viterbo. Partiamo alla scoperta di Viterbo con il nostro fantastico e sempre fedele destriero. Viterbo è di antiche origini etrusche e presenta un vasto centro storico medievale ben conservato e cinto da mura quasi perfettamente integre. Noi siamo arrivati da Via della Palazzina, abbiamo oltrepassato questa porta e ci troviamo qui, sulla Piazza della Rocca. Una delle piazze principali di Viterbo è questa qua, Piazza del Plebiscito, dove svetta la Torre dell'Orologio e dove è presente il Palazzo dei Priori. Scoperto che le numerose torri presenti qui in centro a Viterbo sono delle famiglie più benestanti della città, i ricchi. E più alte erano le torri e più la famiglia era potente. Ora andiamo a vederne un'altra, 42 metri. Da questo pulpito esterno della chiesa di Santa Maria Nuova predicò il grande teologo Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino fu un punto di riferimento filosofico per Dante. Nel nostro pellegrinare per la città abbiamo incontrato un simpatico prete e ci ha spiegato un po' di cose su Viterbo. Il quale ci ha trattenuto per un 20 minuti. Ecco, abbiamo scoperto perché ci sono così tante chiese. Ci sono così tante chiese perché... Perché fungevano da confraternite assistenziali, non esistendo ospedali, ospizi, eccetera. Questi ordini religiosi si occupavano dell'assistenza di malati, anziani, eccetera. Ecco perché la presenza di molte chiese, oltre al fatto che Viterbo comunque è detta la città dei papi e qualcosa avranno pur lasciato, no? Ed ora entriamo nella parte medievale della città. Cuore del centro storico è il quartiere medievale di San Pellegrino,
un tempo meta di pellegrini provenienti dalle vie sacre d'Europa e diretti a Roma. Tra questi pellegrini vi passò pure Dante, anche se non vi è una certa documentazione, ma lo si pensa vista la precisione con cui descrive alcuni luoghi della città, primo fra tutti il cosiddetto Bullicame, citato nella Divina Commedia. Siamo arrivati anche alla Piazza del Duomo, al cui ingresso troviamo questi parallelepipedi ben squadrati, fanno parte del basamento di epoca etrusca. Il Palazzo dei Papi venne costruito tra il 1255 e il 1266. A causa dell'ostilità del popolo e dei nobili romani, i papi preferirono scappare e trasferire la loro sede a Viterbo, città vicina, ricca e sicura, perché guelfa. E visto che siamo in Piazza del Duomo, non ci resta che visitare il Duomo. Attorno a metà del 1200 i papi si trasferirono da Roma a Viterbo e qui, come potete vedere, avvenne una chicca che sta nel fatto che attorno al 1268 i cardinali si riunirono qui nel palazzo papale per eleggere il nuovo papa, ma non si decidevano, praticamente sono stati dentro 1006 giorni. I viterbesi, stufi di questo continuo perder tempo, hanno incominciato a chiudere i papi a chiave dentro la sala, e da qui la parola cum clave, hanno tolto il tetto e hanno cominciato ad alimentarli a pane ed acqua, e finalmente dopo 3 anni elessero il papa. Di questo ci rimane ancora tutt'oggi la parola conclave. Beh, se venite a Viterbo vi consigliamo una cosa che assolutamente non potete perdere. Siamo al Bullicame, sorgente di acqua termale. L'acqua sulfurea sgorga a 58 gradi. Infatti, come potete vedere, la fonte è protetta, è delimitata da questi enormi vetri. E come si può vedere, l'acqua esce dal terreno producendo grossissime bolle. Viene successivamente canalizzata fino a raggiungere quelle vasche là in fondo. Mano a mano che si allontana, ovviamente la temperatura diminuisce. Qui è veramente calda, calda, calda. Non ci si riesce a tenere il dito. Ah! Tacendo venimmo, la vespiccia, fuor della selva un picciol fiumicello, la cui rossore ancor mi raccapriccia. Quale del Bullicame esce ruscello che partò poi
tra lor le peccatrici, tal per l'arena giù sengiva quello. Inferno, Dante. E ovviamente, se venite a Viterbo, non potete non venire... Dove, Cri? Alle piscine Carletti. Termina così la nostra visita a Viterbo. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratis. Facciamo intanto rientro al nostro bellissimo agricampeggio. Ciao a tutti e alla prossima. Noi intanto continuiamo con la visita della Tuscia viterbese.